La malattia granulomatosa cronica è una immunodeficienza primitiva, è causata da un difetto in un gene che si trova sul cromosoma X che codifica la proteina GP91 Fox. Questa proteina è importante per la funzionalità di un tipo di globuli bianchi che sono deputati a difenderci dai batteri e dai funghi. E i pazienti affetti da malattia granulomatosa cronica hanno una incapacità di distruggere questi microorganismi e quindi sono soggetti sin dai primi anni di vita a gravi infezioni della pelle, dell'osso, dei tessuti che possono essere fatali. È una malattia rara e presenta due possibili modalità di trasmissione genetica, poiché ad oggi sono stati coinvolti 4 geni. Nella maggior parte dei casi è una trasmissione legata al cromosoma X, ovvero femmine portatrici sane hanno un 50% di probabilità di avere figli maschi affetti da questa condizione. Nel 40% dei casi gli altri geni hanno una modalità di trasmissione autosomico recessiva, ovvero è necessaria la contemporanea trasmissione di due copie del gene alterato da parte di due genitori portatori sani affinché si sviluppi la malattia. Ad oggi l'unica terapia risolutiva è il trapianto di midollo osseo e, laddove possibile, la prevenzione delle infezioni. La ricerca Teleton sta iniziando a sviluppare un programma di terapia genica per la malattia granulomatosa cronica che si basa sulla correzione del difetto nelle cellule staminali ematopoietiche, che sono le cellule madri di tutte le cellule del sangue, compresi quindi i globuli bianchi che sono malati in questa patologia. Questi studi di terapia genica, che sono ancora a livello preclinico, ci consentiranno di portare poi all'applicazione clinica la terapia genica per questi pazienti. L'obiettivo di Teleton è quello di concludere le sperimentazioni precliniche, dimostrando l'efficacia e la sicurezza della terapia genica a questo livello e giungere nel 2013 all'inizio di una sperimentazione clinica per la malattia granulomatosa cronica. Il percorso per arrivare al farmaco è un percorso complesso e lungo e si prevede che possa durare da 5 a 7 anni, naturalmente se tutte le fasi si concludono con successo e se si dimostra che la terapia è efficace e sicura, il farmaco, il nuovo farmaco, potrà essere reso disponibile a tutti i pazienti.